Dopo il lancio della Mondeo ibrida nel 2019, inizia con Puma il processo di elettrificazione di Ford, anche in Italia. Appena lanciata, è già l'ibrida preferita dagli italiani. Nei primi due mesi del 2020 ne sono state vendute quasi 3.500 unità. È un segmento che oramai rappresenta il 25% del mercato delle famiglie, dei privati in Italia. Pensiamo di crescere ancora in questo segmento. Abbiamo chiuso il 2019 con un anno record. L'EcoSport ha chiuso con oltre 30.000 automobili, quasi tutte consegnate a privati. E nel 2020 aggiungiamo con la Puma, pensiamo di aggiungere altre 15.000 unità. Quindi chiudere all'interno di questo segmento all'incirca con 45.000 vetture. Puma sfoggia linee eleganti da coupé, quindi con la coda molto rastremata, su base Fiesta che si affianca alla EcoSport. Rispetto alla Fiesta, le dimensioni sono cresciute e non di poco, in lunghezza quasi 15 cm per sfiorare i 4,20 m, in altezza di 5 cm e 7 cm in larghezza. Abbiamo deciso di avere due prodotti in un segmento che è in continua crescita, che è il segmento dei crossover e degli SUV compatti. Due prodotti con caratteristiche diverse. Puma, già dal nome, aggiunge alla piattaforma dei crossover degli SUV del segmento B, quindi disegnati, sviluppati sulla piattaforma Fiesta, un design molto sportivo, quindi è un'automobile che coniuga le tipiche caratteristiche di un crossover, quindi più alta da terra, ma rimane comunque un'automobile sportiva. A beneficiarne è naturalmente il passo, che raggiunge i 2,60 m, con una capienza e una spaziosità inedite nel segmento. Anche le carreggiate sono state allargate, in parte per ottimizzare la dinamica di guida, per ovviare all'innalzamento del baricentro. Se l'abitabilità interna è straordinaria, a parte per le persone più alte che si dovessero sedere dietro, la capienza del bagagliaio è da record, 456 litri, senza abbattere i sedili posteriori. Una caratteristica unica nel panorama automobilistico è la Mega Box, un vano di 80 litri ricavato nel pianale del bagagliaio, che permette di caricare attrezzature sportive, come due sacche da golf in verticale. Dotato di uno scarico basso, il Mega Box della Ford Puma è anche lavabile. Rispetto ad EcoSport aggiunge tanto spazio non solo per i passeggeri, ma soprattutto nel vano portabagagli. Un sistema ingegnoso che permette di sfruttare lo spazio del bagagliaio non solo nella larghezza e nella lunghezza, ma tantissima profondità. L'elettrificazione di Ford Puma parte da un mild hybrid a 48 volt con recupero dell'energia in decelerazione e frenata su base EcoBoost. Il motore è un 3 cilindri 1000 di cilindrata da 125 o 155 cavalli. In seguito saranno disponibili un full hybrid e un plug-in hybrid entro l'anno. Con Puma inizia un percorso che verrà seguito dalla Kuga, completamente nuova, che racchiude tre forme di elettrificazione, quindi il mild hybrid sul diesel, avremo poi il full hybrid sulla motorizzazione benzina e il primo plug-in hybrid sulle automobili. Seguirà poi l'Explorer, anche lì un plug-in hybrid, e completeremo l'elettrificazione nel 2020 con la Mach-E, che è un'automobile ispirata a Mustang, anche qui un crossover completamente elettrico con un'autonomia fino a 600 km. L'elettrificazione non è finita perché coinvolgerà anche le nostre automobili di volume. Nel secondo trimestre sia la Fiesta che la Focus avranno, così come sulla Puma, una motorizzazione EcoBoost Hybrid. Dal punto di vista dinamico, la nuova Ford Puma si comporta davvero bene, considerando che si tratta di un crossover SUV. L'abbiamo provata sulle tortuose strade attorno a Malaga e fino a Marbella e si è sempre dimostrata precisa nel rispettare le traiettorie impostate, mostrando un lieve sottosterzo per segnalarci quando ci avvicinavamo al limite di tenuta in curva. Anche andando forte, i consumi restano entro limiti accettabili, seppur superiori a quelli dichiarati. 5,4 litri per 100 km nel ciclo misto WLTP per la 125 cavalli e 103 grammi per chilometro di CO2, che scendono a 96 grammi per la EcoBoost Hybrid. Ovviamente punteremo sulle motorizzazioni che sono un vantaggio per il consumatore. Quindi sarà compito nostro garantire, e questo lo faremo già da Puma,
dove praticamente il prezzo con l'idea Ford di 295 euro con anticipo zero è possibile avere sia la motorizzazione non EcoBoost Hybrid che EcoBoost Hybrid. Quindi dovremo garantire i vantaggi di queste tecnologie, che sono prima di tutto le restrizioni al traffico, regioni d'Italia dove è possibile non pagare il bollo, piuttosto che non pagare in alcune città il parcheggio delle strisce blu, che garantiscono economie nell'utilizzo dell'automobile. I prezzi di Puma partono da 22.750 euro per la 1000 EcoBoost Titanium da 125 cavalli, ma con 500 euro in più si può scegliere l'ibrida. Al top della gamma, la EcoBoost Hybrid ST-Line da 155 cavalli con start and stop da 99 grammi di CO2 per chilometro. Ricca la dotazione di serie su tutte le versioni, che può essere arricchita con i pacchetti Quality, Green, Safe e Smart, con accessori utili inclusi nel prezzo a seconda delle versioni. I pacchetti Comfort, Copilot, Exterior Design e Winter possono essere aggiunti all'ordine. Design accattivante, quindi una bella automobile, spaziosa, quindi abitabile ed elettrificata.